Siamo con Stefano Valle, ottavo classificato al Main. Stefano, complimenti. Grazie, erano 9 mesi che non toccavo carte, ho visto buon gioco, quando avevo le carte io sfortunatamente gli altri non avevano mai niente, e vabbè, un ottimo ottavo posto, organizzazione molto bella, bellissimo torneo e ci rivedremo magari fra un paio di mesi. Lo spero vivamente. Senti, c'è stato un momento al tavolo finale che hai sentito buone vibrazioni, cioè... Sì, infatti ho mandato 2 o 3 volte dei fili resti, è andata bene, sono accollato, comunque si poteva fare di più. L'organizzazione come ti è sembrata, la location? No, perfetto, tutto a posto, mi sono divertito un sacco, anche i compagni al tavolo finale, quelli che ho trovato in giro per il torneo, molto simpatici, quindi direi ottimo. Che tipo di giocatore sei? Di solito sono molto aggressivo, però 9 mesi che non giocavo più, non conoscevo l'avversario, ho giocato molto tight, ho una 20ina di mani in 2 giorni, via. C'è una mano preferita e nel caso l'hai vista in questo torneo? Ha dato buoni frutti? Ma dovete asso asso. Oltre alla classica mano che tutti vorrebbero vedere sempre. 9-9. L'hai vista? L'ho visto, l'ho settata 3 volte e non c'era uno che ha preso una carta. Insomma, il timing è stato il problema di questo torneo. Perfetto, proprio il timing, sì. Però non ci si può lamentare. Senti, giochi anche online? Giocavo, anche lì è da gennaio che non gioco più. Giocavo su People, non sulla vostra Poker Room, comunque io ho fatto dei buoni, ho vinto parecchio anche su People. Poi col lavoro, vabbè, o fai uno o fai l'altro. Senti, per quale motivo, ecco, forse dovevo chiedertelo, per quale motivo per 8-9 mesi non hai voluto toccare carte? Per il lavoro, perché ero un'impresa edile, c'era il mio socio che non è stato bene, allora ero da solo e allora si fa quello che si può. C'è qualcuno a casa che fa il tifo per te? Ma ci sarà l'amorosa, sempre sei da solo. E l'amorosa gioca anche lei, no, a poker? No, proprio nessun tipo d'azzardo, proprio. Anzi, proprio contro gioco d'azzardo, non voleva neanche venirsi qua. Ho capito, e quindi ti ha seguito in qualche evento oppure semplicemente sì, da casa? Messaggiavo, no, per il regalo si vinceva e basta. Ecco, quindi voleva sapere se c'era qualcosa anche per lei. Anche per lei, perfetto. Vogliamo salutarla? Cioè, ciao Susi, ci vediamo fra un po'. Okay. Ti ringrazio e ancora tanti complimenti. Ciao, grazie. Ciao.